Intanto spiagge della costiera amalfitana, siamo all'altezza di Santa Maria de Olearia, dal mare non visibile facilmente. Una delle tecniche di costruzioni antiche è quella di andarsi a riporre negli anfratti. Siamo in epoca in cui queste acque si riempivano di vele rosse moresche per depredare questi monasteri, che erano raccolta e ricezione di tesori d'arte provenienti alcuni dal Medio Oriente, dalla Grecia. La iconoclastia proclamata da Leone III l'Isaurico fece sì che grandi spostamenti religiosi, tra cui questi monaci basiliani. Il monastero, che ci appare piccolo e contenuto nella sua struttura, ma in effetti quella era la parte che possiamo denominare nella vita attiva quotidiana, dove si andava a dormire, dove si recitavano le preghiere. Il resto, il monastero arriva fino in basso sulla spiaggia per avere le sue comunicazioni via mare. Adesso una lettura trasversale fatta con la strada, che è ottocentesca e non millenaria come il monastero di Santa Maria de Olearia, perché la viabilità era dal mare verso l'alto, quindi una serie di stradine si inerpicavano a salire e non in maniera trasversale. Per loro il paese era questo, l'approccio alla spiaggia fatto abbastanza alto e le scale intagliate nella roccia, attenzione, queste in questo caso qua saranno sicuramente di taglio moderno, ma è una delle tecniche che hanno portato a noi l'antica Grecia. 700 anni prima della nascita di Cristo, l'approccio era fatto intagliando le scale di punta campanella che arrivano al Tempio di Minerva, all'estremità della costa amalfitana, sono intagliate nella roccia, in una tecnica molto simile a questa, distrutte dal mare e ricostruite ancora, e portavano ad inerpicarsi fino al monastero. Il monastero come approccio iniziale nasce con una laura, la laura nel senso di due monaci asceti che vivono in grotta, una risalita quasi alla preistoria dell'uomo, quindi questa vita ascetica. Ma non manca accanto lo scorrere dell'acqua dolce, altrimenti non avrebbe motivo di sussistenza il monastero, l'approccio con il mare, quindi il contatto, la pesca e il territorio. Le tombe sono state trovate in alcune fenditure naturali della roccia, qui sopra di noi, prima della torre aragonese cinquecentesca, pianta quadrata in questo caso qua. Adesso è colonia di gabbiani, e il gabbiano sappiamo che vive e sceglie un luogo tranquillo e solitario, prevalentemente non frequentato dall'uomo, e riesce a nidificare per la sua stagione degli amori che sta vivendo.